Ciao a tutti da Novo Anglobe e benvenuti alla prima lotta di Pokémon Horas, di Pokémon Rubino Omega e Zaffiro Alfa. Questo è un nuovissimo team ed è la prima lotta decisamente. Quindi iniziamo, purtroppo sarà un po' lunga perché all'inizio spiegherò un attimino che tipo di Pokémon ho deciso di utilizzare, perché eccetera eccetera eccetera. Allora, primo Pokémon molto particolare in una tier overused è Magneton, o Magneton, perché Magneton o Magneton è più veloce di Magnezone. Sì, è più veloce, con lo sto la scelta, e mi garantisce una velocità superiore a quella di Greninja, e anche superiore a Weavile, o Weavile, come diavolo si pronuncia. Sì, perché va a circa 384 di speed. E il restante ho inserito tutto sui punti salute, anche perché non avrebbe mai superato tutti quei Pokémon con 394 di velocità. In ogni caso, in Overused non ci sono Pokémon di quel tipo. E quindi questo è il motivo per il quale ho deciso di utilizzare questo Pokémon non evoluto del tutto al posto di Magnezone. Ho Weavile come Pokémon, o Weavile, perché è molto veloce, perché mi tiene a bada molti draghi, è un revenge killer, uno dei migliori, con la priority secondo me più veloce proprio del metagame, che è Geloscheggia. È uno spam di privazione, insomma, è sempre basato su, dato che è un team molto lento, volevo avere due Pokémon molto veloci. Ho Landorus T, questo perché mi deve settare le rocce, ha retromarcia, è totalmente difensivo, è totalmente difensivo, e ha rocciotomba per diminuire la velocità dei Pokémon avversari, perché rocciotomba ha un'utilità maggiore per quanto riguarda la precisione, perché rocciotomba comunque fa KO a Charizard Y, fa KO a Talonflame, ed è ingombrante utilizzato così difensivamente. Il classico Rotom, questa volta Rotom non ha riposo, ha Malcomune per dare un po' più di fastidio, e poi un'accoppiata, diciamo, degli ultimi mesi, con l'uscita del remake, che sarebbe Clefable, Clefable e Sableye. Precisamente Mega Sableye. Mega Sableye non l'ho visto molto in giro, in giro su Shodan, su lotte Wi-Fi, ed è questa un'altra motivazione per la quale che ho deciso di testarlo, che comunque accoppiato con Clefable ha molte capacità, ha un aumento di difese enormi, ha un'abilità fantastica, che è quella che non può essere provocato con provocazione, non può giocare su tossina e tantissime altre cose. Ovviamente non ha effetto a raggiro perché ha una mega pietra, e tiene a bada un pochettino tutte le mosse status che potrebbero infliggere danno al mio team. E invece Clefable, anch'esso con Calmamente, diciamo che riesce a coprire tutti invece l'altra parte di Pokémon che potrebbero contrastare il mio Sableye. Guardando un attimino il team avversario, vedo che anche lui utilizza qualche Pokémon alternativo, anche lui sta testando delle nuove Mega, ovvero, anzi, sicuramente Mega Sceptile, e Mega Sceptile è un po' un problema per tutto il mio team, perché non ho uno switch-in favorevole. Qualsiasi switch-in, non ho un Pokémon che riesce ad andare più veloce di Sceptile, e la maggior parte dei miei Pokémon, anzi tutti i miei Pokémon, sono difensivi, fisici, e quindi sarà un po' un problema. E probabilmente Donphan con Rapigiro, non so se probabilmente setta le rocce. E decido di iniziare con Magneton, questo perché immaginavo che non iniziasse con Sceptile, ma che iniziasse con Greninja, o al limite con eventualmente Donphan, per settare le rocce, perché non ho un Pokémon con Rapigiro o Scacciabruma. Non che sia fondamentale, ah sì, è fondamentale per Weavile,
Però non è così fondamentale, ecco, perché comunque sono un revenge killer questo Pokémon. Iniziamo subito con la lotta. La lotta sarà molto molto stallata. Vedrete all'opera Mega Sableye. L'avversario inizia con Sceptile, purtroppo inizia con Sceptile, non so bene che cosa fare, rimango in campo, decido di spammare Cannon Flash per infliggere almeno un po' di danno, circa un 45% di danno, forse anche sul 50% se danno massimo, ma lui utilizza protezione, non mi piace molto come mossa protezioni su Mega Sceptile, però va molto a gusti, purtroppo affocca il colpo e purtroppo mi fa KO. Il primo mio Pokémon è andato, purtroppo. Non è che avevo uno Switchin giusto. Decide di mandare in campo Weavile e sarà un po' un problema. L'avversario pensava che io utilizzassi Geloscheggia, ma decido di utilizzare Scagliagelo. Sbagliato, perché avrei potuto utilizzare privazione, forse sarebbe stato molto meglio. E poi vi spiegherò il come mai Mega Sceptile sarà un problema per questo team, almeno per questa lotta, per un errore mio. E immaginavo che utilizzasse Fuoco Fatuo, quindi ritiro il mio Weavile, mando in campo Rotom per attutire, questo perché un Rotom con avanzi è molto meglio che sia bruciato piuttosto che iperavvelenato, soprattutto con Malcomune, non ha riposo e quindi non è un problema. Dato che immaginavo che ritirasse il Pokémon e che mandasse in campo Mega Sceptile, perché è un buonissimo counter per Rotom, perché ha anche Parafulmine, decido di utilizzare Fuoco Fatuo per arrecare il danno indiretto, ma si vede che l'avversario prevede e decide di utilizzare Umbreon per attutire lo status. Dato che immaginavo che utilizzasse Rintoccasana, stavolta utilizzo Invertivolte, mando in campo Landorus per approfittare di questo libero turno per poter utilizzare Retromarcia e avere maggior previsione, ma l'avversario utilizza Ripicca. Probabilmente non ha Rintoccasana, non, sì, non ha Rintoccasana, ma ha Tossina. Probabilmente, non sono sicuro. E dato che immaginavo che ritirasse un Umbreon e mandasse in campo un qualsiasi Pokémon per attutire Retromarcia, io probabilmente mi aspettavo Donphan, forse perché pensava che io utilizzassi Levitorocce, voleva utilizzare Rapigiro. Decido di invece utilizzare Retromarcia, non si sa mai, mandare in campo Sableye e Mega Evolvermi il prima possibile, far partire subito un Calmamente per poter attutire almeno uno o due Dragopulsar di Sceptile. So che potrebbe essere strano perché ho Weavile con lo Geloscheggia, però poi a fine partita ovviamente vi dirò qual è il problema di Weavile. Decido di ovviamente utilizzare calmamente il più possibile, impostare il mio Pokémon e l'avversario utilizza Donphan, ma io decido di bruciarlo perché è ottimo, perché dopo due calmamente più la possibilità di bruciare e avere maggior massa per gli attacchi fisici è veramente molto difficile, molto molto difficile stoppare Sableye se non tramite status. E quello è l'unico vero problema per questo Pokémon. Ovviamente decido di installare con ripresa, cercare di avere sempre più punti salute possibili ovviamente anche il turno successivo utilizzare calmamente, ma forse qua ho sbagliato perché avrei dovuto utilizzare Nero Pulsar. Comunque dopo due calmamente è abbastanza difficile bloccarlo e io mi sono preso paura, questo perché pensavo che questo Weezing avesse Clear Smog, ora non mi ricordo in italiano com'è che si dice, invece no, a Fango Bomba. Meglio che a Fango Bomba. La sfortuna è che subito al primo colpo mi avvelena. Comunque, sfortunatamente mi avvelena e questo sarà fondamentale per tutta la lotta, perché vedremo lo stall che ci sarà successivamente dopo questa retromarcia di Greninja. Purtroppo mi avvelena e dovrò utilizzare molto più spesso ripresa per tutti i turni della lotta, perché logicamente con la Mega Evoluzione non ha avanzi, anche se la sua massa di difesa è maggiore, logicamente non, purtroppo non ha avanzi.
Allora, ok, ho deciso di velocizzare decisamente tutta questa parte di lotta perché ci sono circa 3 o 4 minuti di totale stall, quindi è normale che il video vada così veloce. Ora non so se riuscite comunque a capire tutti i movimenti che ci saranno all'interno di questo stall. In breve, decido di stallare su Umbreon, una scelta azzardata. Purtroppo non ho molte alternative. Perché non ho molte alternative? Perché Umbreon non ha rintoccasana ed è palese che non abbia rintoccasana, ma la tossina. E purtroppo Umbreon può essere fermato, ovviamente, dal mio classico Clefable, anch'esso con Calmamente, ma il mio Clefable non ha Magiscudo. Il mio Clefable ha Imprudenza. Ha Imprudenza perché ho preferito Imprudenza su Magiscudo per il fatto che c'è Mega Slowbro che è onnipresente. C'è sempre, sempre in una Tierce Overused è presente e il Clefable con Imprudenza può bloccare questa mega evoluzione, anche se il mio Clefable viene scottato, ma non è molto un problema. Di fatto riesco a bloccare questo Pokémon, quindi la scelta principale è questa. Non so se è una scelta azzardata, forse Magiscudo può essere superiore, però è quello il problema. Quindi decido, per evitare di farmi tossinare il mio Clefable e impostare Clefable invece su altri Pokémon del mio avversario, decido di stallare il più possibile, arrivare a più 6 di attacco e più 6 di difesa speciale con il mio Sableye e sperare in qualche brutto colpo di Nero Pulsar, perché comunque per fortuna è bruciato e il danno indiretto lo obbliga a utilizzare più e più spesso Desiderio e Protezione, però Nero Pulsar non so se gli faccia un KO da 2 hit KO, quindi KO da 2 Nero Pulsar, non credo, salvo brutto colpo, e quindi sono anche io comunque, arriverò a un punto dove scusate, dove dovrò utilizzare, dove avrò finito le riprese e o comunque, dato che sono mono attacco, avrò finito i Nero Pulsar. Quindi il mio obiettivo sicuramente è quello di uccidere Umbreon il prima possibile per trovare un'ottima spazzata con il mio Clefable, perché ha più uno in difesa speciale, riesce il mio Clefable a contrastare Mega Sceptile e fargli un KO con Luce Lunare e quindi impostare il mio Clefable in questo senso, e con il sacrificio di Sableye e il KO di Umbreon lascio spazio sicuramente a una spazzata di questo mio Pokémon. Quindi tramite Predict e qualsiasi altra cosa, ovviamente decido di non utilizzare tutti i miei Nero Pulsar. Volevo tenere almeno uno o due Nero Pulsar, perché comunque potevo ancora effettuare non solo un KO su Umbreon, ma un KO almeno ad un altro Pokémon, almeno quello. Quindi cercherò di utilizzare forse un po' più di riprese, un po' più di previsioni, o sfruttando dei calmamente a vuoto. Fuoco fatuo non lo utilizzo, preferisco utilizzare calmamente a vuoto, non si sa mai, magari dovessi bruciare un Pokémon dell'avversario in extremis. E quindi decido in Predict di utilizzare anche calmamente a vuoto, più riprese e almeno ritrovarmi con una o due Nero Pulsar per mandare KO un altro Pokémon avversario. Sicuramente per quello. I turni sono infiniti. Se avete scelto di poter saltare la parte, avete fatto benissimo. Finalmente lo stall è finito. Purtroppo mi fa brutto colpo, ma è irrilevante, perché il mio ultimo brutto colpo invece è stato fondamentale. Forse non so se avete visto, ma c'è stato un mio ultimo brutto colpo per quanto riguarda il Nero Pulsar, ed è stato fondamentale per avere questa possibilità di resistere ancora a un colpo dell'altro Pokémon che decide di mettere in campo. Per mia fortuna decide di mettere in campo Mega Sceptile. Per mia fortuna, forse l'avversario credeva che io non avessi ancora Nero Pulsar, e questo qua è il mio ultimo Nero Pulsar. Non ho più riprese. Calmamente credo che siano arrivati a 4-5 calmamente. L'ultimo Nero Pulsar, l'ultima ripresa l'ho effettuata con Umbreon, e qua decido di rimanere in campo, non ero più utile, e utilizzare Fuoco Fatuo per bruciare semplicemente il Pokémon. Nulla, nulla di diverso. Tutto qua, eventualmente, se resiste. In caso di resistere, per
perché in caso avessi resistito all'attacco. Scusate. Però non resisto e decidi di mandare in campo Donphan l'avversario. Questo è ottimo per me. Innanzitutto è ottimo perché Mega Sceptile è KO. E è ottimo perché riesco ad impostare almeno un calmamente con Clefable. E qui diciamo che la partita ormai è stata scontata, non c'erano possibilità. Forse l'avversario gli ha preso un panico totale aver visto un altro Pokémon con calmamente. Secondo me gli ha preso un po' il panico ed è forse questa la forza di questa accoppiata. Forse è questa la forza di questa accoppiata. Secondo me gli ha preso il panico e difatti si è ritirato. Non sarebbe assolutamente cambiato nulla perché avrei impostato su Donphan, Conkeldurr sarebbe stato KO, per fortuna Weezing è stato messo KO, Mega Sceptile è stato messo KO pure Umbreon e non avrebbe avuto alcune chance. E quindi è stata una lotta molto stallata, se mi dispiace che abbiate dovuto vedere tutto questo, però può essere utile sicuramente perché magari Mega Sableye è un Pokémon un po' sottovalutato rispetto ad altri e invece ha molte potenzialità, così come per esempio anche Weavile. E a proposito di questo Pokémon che vi avevo detto, scusate la nabbagine, ma questo Weavile non aveva geloscheggia, non perché non avesse questa mossa, in quanto bastava andare dal ricordamosse e insegnargliela, perché mi ero scordato proprio di andare prima della lotta dal ricordamosse per insegnargliela e quindi l'avversario forse credeva che io, come ovviamente crederebbero tutti, che io avessi geloscheggia su Mega Sceptile, se no Mega Sceptile mi avrebbe quasi arato la maggior parte del mio team. Soprattutto se avrebbe avuto gigassorbimento per un buon ripristino dei punti salute. E quindi è stato un azzardo far credere all'avversario questo. E ovviamente finita la lotta, la prima cosa che ho fatto è far ricordare geloscheggia perché aveva protezione, semplicemente perché stavo cercando di livellare il Pokémon e aveva protezione. E va bene, è stata una lotta molto lunga, scusate del fatto che forse ho parlato troppo, ma come prima lotta non è stata niente male, come prima lotta in Horas. E niente, se la lotta vi è piaciuta cliccate il mi piace, se volete iscrivervi al canale iscrivetevi e ci vediamo tutti a un prossimo video, sicuramente da adesso in poi ci saranno video di Rubino e Zaffiro, i remake. Ciao a tutti da Nuovo Globe, ciao!